Niente, Procida, capitale della cultura 2022, è una notizia bellissima, meravigliosa, sono troppo contento. Procida è uno di quei posti che ti fa sta buona già quando la vedi da lontano, che tu sei su un traghetto, un aliscafo, vedi il porto, vedi quelle case tutte colorate, vedi quei colori e ti sente meglio. Quindi è giusto che sia così, voi siete capitale di cultura già prima che voi dicevano che si cagano ha fatto l'assegnazione. Io però, conoscendo molti amici, avendo molti amici su quell'isola, io già lo so che voi mi sta venendo un po' grande, mi sta venendo di dire mo siamo capitale della cultura, come mamma fa. Qualcuno dice, ma non è che ci hanno cominciato pure, no? Come fanno tutti quelli che hanno una cultura, tutti questi intellettuali a casa. Siamo capitale della cultura 2022, ci occupiamo già dal 2021 perché siamo fatti così. No, io no, perché voi siete capitale della cultura, cioè la cultura è intrinseca nella vostra terra, nelle vostre meraviglie. Voi siete capitale della cultura, pure perché siete una terra semplice che ospita persone semplici come voi. Non mi facete condizionare, non c'è mai, anzi, controllatevi l'uno con l'altro. Dite a un altro fratello procitano, appena vi regalo due blocchi, ma proprio cagava. Perché noi dobbiamo rimanere così, dobbiamo rimanere persone semplici, cioè non vi trammiate, vi prego. Cioè, Procida è cultura in ogni anfratto, in ogni millimetro della superficie terrestre e maresse, si può dire, però della vostra terra, cioè a Cornicella, Vivara, è cultura pure nella lingua, che è una sonda pure la notte, quella lingua che appena la mangi i bricioli vanno a finire da tutte parti, che ce la riportiamo indietro. Noi quando torniamo da Procida siamo riconoscibili, perché dice, ma lo sai, la Procida, perché si vedono i bricioli che rimarranno per giorni dentro la nostra, nella nostra faccia, dentro il nostro viso, nel nostro essere stati a Procida. Complimenti, voglio viva Procida, verrò, spero di venire prima possibile pure per controllare se è stato tu, viva Procida.